Ciao a tutti, carissimi amici del Go, ben ritrovati allora con questo quarto capitolo del libro di Toshiro Kageyama, The Lessons of Fundamentals of Go. Il titolo è appunto The Struggle to Get Ahead, ovvero la lotta per restare in testa. È un argomento molto importante e profondo ed è un po' l'anello di congiunzione, a mio avviso, tra quello che ci siamo detti fino adesso, che sono ancora tutte cose un po', diciamo, legate alle strategie basilari, quindi ai trucchetti e ai trabocchetti a cui stare attenti a non cadere, invece a il passaggio a un livello successivo del Go, ovvero riuscire a ponderare una situazione mentalmente per trarre del vantaggio successivo. E verrà fatta una piccolissima premessa all'inizio del video per introdurre il concetto dei fuseki moderni. Allora, il fuseki vi ho già spiegato in altri ambiti che è la fase iniziale della partita ed è un argomento molto spinoso e molto importante che sicuramente deve essere trattato per conto suo. Però è importante, per poi capire quello che vi racconterò dopo, capire un attimo il principio fondamentale dei fuseki che si utilizzano oggigiorno. Bene, quindi buona visione e avanti con la prossima lezione del Lessons of Fundamentals of Go, The Struggle to Get Ahead. Come ho avuto modo di dirvi nell'introduzione, devo fare una piccola premessa per introdurre l'argomento di cui parleremo oggi e che comincia ad addentrarsi in una sfera molto più, diciamo, complessa e meditativa rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso. Perché quello che ci siamo detti fino adesso, per quanto siano concetti di base e comunque importanti, sono tutti argomenti che ricadono nel dominio del trucco, passatemi il termine, quindi la scaletta con le reti, quindi attenzione a non cadere nella trappola della scala o della rete, attenzione che bisogna sempre connettere e dividere, attenzione che le pietre devono muoversi camminando in un certo modo. Oggi invece cominciamo a vedere un tema appunto che è quello, diciamo, della fatica che si deve fare per mantenere sempre la nostra serie di pietre in testa rispetto a quelle dell'avversario. E appunto, per introdurvi questo argomento, vi accenno un piccolissimo concetto che poi probabilmente svilupperemo in modo molto più approfondito, perché è un tema molto importante, ovvero quello del fuseki. Dovete sapere appunto che il fuseki, allora innanzitutto il Go è appunto un tema che è studiato da millenni. I fuseki si sono fatti sempre in un determinato modo nell'antichità. Per esempio, un grande giocatore di Go del passato, che è Shusaku Onimbo, probabilmente qualcuno di voi l'avrà già sentito nominare, faceva delle aperture sul Komoku aggirandola in questo modo qui. Ok, perché il concetto una volta nel fuseki era quello di accaparrarsi quanto prima possibile subito del territorio sicuro, per cui si giocava molto per conquistare gli angoli subito ai lati, eccetera eccetera, per poi arrivare al centro. Questo prima che venisse introdotto il concetto del komi, ricordate, quindi i famosi 6 punti e mezzo di vantaggio che ha il bianco. Quando è stato introdotto il komi, le teorie del fuseki si sono modificate e sono approdate ad una conclusione, generando i cosiddetti shin fuseki, ovvero i fuseki moderni. Nei fuseki moderni, infatti, si tende ad aprire molto di più negli yoshi, quindi a restare molto più staccati dai lati e dagli angoli, consentendo magari anche all'avversario di invadere e di conquistare a sua volta il lato e l'angolo,
Quindi approfittare, diciamo, perdere questa iniziativa per quanto riguarda il territorio sicuro, però per investire molto nel controllo del centro del Goban. Ecco, questo tipo di aperture di Shinfuseki che si gioca nel Go moderno, quindi diciamo dagli anni 30 indicativamente, se non ricordo male, è quello su cui si basa il maestro Kageyama per darci le sue nozioni. Per cui quello che ci sta insegnando Kageyama in questo capitolo è una fotografia del modo che si aveva di giocare a Go nel periodo in cui Kageyama ha scritto il libro, ovvero negli anni 70. Certo è vero che questi principi si sono perpetuati fino ad oggi come concetti di base. Abbiamo un altro esempio freschissimo di un anno o due fa, ovvero di AlphaGo, che ha scardinato completamente queste credenze perché ha battuto, come ben saprete, Lee Sedol, dimostrando che ci sono anche delle digressioni che si possono fare nel Go. Ma noi non siamo delle macchine, siamo degli uomini, per cui fatta questa doverosissima premessa, partiamo subito con il capitolo The Struggle to Get Ahead. Eccoci qui. Quindi partiamo da una situazione molto banale ed esemplificativa. Queste pietre che vedete qui. Ecco, il maestro Kageyama ci fa il suo classico incipit al capitolo con un esempio estemporaneo. Lui ci dice: prendete ad esempio una gara ippica, una corsa di cavalli, e prendete il cavallo favorito, quindi quello più prestante, quello più famoso, quello che già a prima vista ispira fiducia su chi segue la gara. Ecco, nonostante ci siano altrettanti cavalli forti, che corrono la gara, Kageyama ci dice: anche se la gara comincia e magari questo cavallo, il più prestante, va un po' più indietro perché gli altri riescono a superarlo, lui alla fine vincerà perché ha quel qualcosa in più che percepiamo e che lo fa andare avanti e che gli fa vincere la gara. Questo esempio, tanto quanto la corsa di cavalli, c'entrano con, diciamo, il concetto dello struggle to get ahead, proprio come si titola il capitolo, ovvero la battaglia per rimanere in testa. Quindi vediamo l'esempio che lui ci fa. Allora, tocca nero, per esempio, nero va qui, bianco risponde qui, nero va qui, bianco risponde qui, nero va qui, bianco risponde qui, eccetera. Quando le pietre si toccano l'una con l'altra, spalla a spalla, il concetto di chi sta in testa e di conseguenza chi non sta in testa può decidere anche dalle fasi iniziali della partita chi vincerà. Proprio come nel cavallo prima, nell'esempio di prima, si sarebbe saputo che quel cavallo avrebbe vinto la gara. Certo è che se voi osservate delle partite di professionisti o comunque di giocatori molto bravi, difficilmente vedrete una sequenza del genere, ovvero una fila di pietre che si susseguono l'una all'altra, da una parte all'altra del Goban. La stessa cosa succede anche se fosse il turno di bianco, perché se bianco gioca lì e nero gioca lì, e bianco gioca lì e nero gioca lì, e bianco gioca qui e nero gioca lì. Vedete, il risultato non cambia. Sia che fosse il turno di nero che fosse il turno di bianco, si ottiene lo stesso risultato. Ecco, il maestro Kageyama ci dice che questo non è il modo di portare avanti, diciamo, la nostra battaglia per restare in testa. Dobbiamo modificare il nostro modo di pensare. Quindi qui non c'è anche qui non c'è un teorema che ci dice attenzione che. Ci dice che dobbiamo cominciare a pensare con la nostra testa un modo diverso. Però lui ci dà una frase chiave, ovvero il punto di riferimento per cambiare questo modo di pensare. Lui ci dice:
che il vero significato di rimanere a te e rimanere in testa si scrive rimanere in testa, ma si legge come curvare, curvarci attorno allo spigolo, diciamo al baluardo dell'avversario, come a volerlo imprigionare. Quindi, ripartendo da questa posizione qui, com'è che curviamo intorno al nostro avversario? Bene, sfruttando uno dei più famosi proverbi del Go, che dice: fai un anè in testa a due pietre senza nemmeno guardare. Quindi applicandolo in modo proprio becero, due pietre, facciamo un anè. Una sequenza che sicuramente potrebbe nascere da questa cosa sarebbe questa. Vedete? Altre due pietre, un altro anè, per esempio. Scusate. Ecco qui. E 9. Eccola qui. Cosa osserviamo? Nero ha utilizzato una condotta molto conservativa, ma oltre a questo si è aperto passo per passo verso il centro. Di conseguenza bianco ha dovuto deflettere il colpo e si è piegato anche lui verso l'interno. Nero ha guadagnato un po' di territorio qui, ma non solo questo, perché bianco non può assolutamente aspettarsi di uscirne sano e salvo da una pressione del genere da parte di nero. E sicuramente in qualche momento durante il corso della partita, se nero dovesse mai tagliare, per esempio in questa posizione qui, metterebbe in seria difficoltà tutta la posizione di bianco. Se invece fosse il turno di bianco, quindi fa lui l'anè, nero sicuramente risponderebbe in questa posizione, bianco continua, così come nero, così come bianco, così come nero, così come bianco. Qui bianco, che ha fatto l'anè, sta invece a sua volta combattendo per rimanere in testa, spingendo nero sulla seconda linea, quindi facendogli giocare molte pietre sulla seconda linea, che nel Go, non l'ho ancora detto, ma questo è il momento giusto di dirle, la seconda linea è anche soprannominata la linea della sconfitta, perché se voi giocate tante, troppe pietre in seconda linea, perderete la partita. Questo è un altro proverbio antico, ed è tutto quello che bianco vuole, perché lo costringe quindi ad avere pochissimi punti. Invece bianco sta creando un'influenza importantissima in questa posizione. Quindi pensate all'esempio prima in cui nero veniva di qua, pensate a bianco che spinge nero di là, partendo da una situazione identica, mi sembra che sia abbastanza evidente cosa si intenda per andare in testa. Facciamo allora un passo in più. Sempre stessa posizione, sempre il turno di nero e sempre fa l'anè. Eccolo qua. La cosa che deve invece veramente temere nero ogni volta che decide di fare un anè di questo è un taglio da parte di bianco da questa parte, la quale mossa è l'unica mossa che bianco deve veramente fare. In questo caso specifico questo taglio di bianco in realtà finisce con un fallimento, perché se nero gioca qui e bianco va su e nero gioca qui, ormai per bianco non c'è più nulla da fare. Ma ci sono volte in cui non è così. Di conseguenza dobbiamo ricordarci del proverbio di prima, ovvero di fare l'anè, però dobbiamo anche ricordarci che ogni volta che facciamo una anè dobbiamo sempre essere preparati per un taglio, il quale ci potrebbe portare a dei guai non ponderati precedentemente. Facciamo un ulteriore passo in avanti.
Partiamo dalla classica quindi posizione di apertura di un osci come questo e dell'altrettanto classico Joseki, famosissimo Joseki, per l'invasione nel Sang-San d'angolo. Probabilmente l'avrete già studiato per i vostri canali, quindi la risposta standard è questa qui, eccola ne, si gioca lì. Ricordate, è un po' come l'esempio che si faceva prima all'inizio. Nero va qui, ane di bianco qui, nero difende, taglio in seconda linea, bianco protegge, nero protegge questo taglio. Per come stanno le cose, questo taglio protetto perché è una scala a perdere. Il Joseki è finito qui. Cosa abbiamo? Bianco ha il suo profitto, si è fatto il suo piccolo territorio di qua e nero si è fatto la sua zona di influenza da questa parte. Ma facciamo qualche salto indietro. Quindi ripartiamo dall'inizio del Joseki. Bianco attacca. Nero va qui, bianco continua, nero fa la ne, ci siamo appena detti. Attenzione però, aspettatevi ad ogni ne un taglio. Certo che se in questo caso anche bianco va qui e fa il taglio, nero giocando qui o anche qui, mette in difficoltà queste due pietre, quella pietra per adesso è solitaria, per cui anche questo taglio in questo caso non avrebbe significato. Ecco perché nell'invasione di Sansan c'è tutto il Joseki che abbiamo visto prima. Rifacciamolo un attimino così vi resta magari anche in mente perché è un Joseki importante anche da ricordare. Bianco, nero, bianco, ane di nero, bianco seconda linea, nero prosegue, bianco seconda linea, nero prosegue, ane di bianco. Nero difende, bianco chiude, nero protegge. Chi è in vantaggio in questa circostanza? Non c'è ombra di dubbio che è in vantaggio nero. Nonostante nero non abbia ancora fatto nulla di territorio, bianco se l'è fatto ma ottiene veramente pochi punti, nero invece ha un potenziale altissimo per via dell'influenza che riesce a esercitare in questa zona del Goban. Salvo determinate circostanze che probabilmente vedremo in un'altra lezione, magari dedicata a questo tipo di Joseki, non si deve mai quindi invadere nel Sang-San una pietra singola giocata nell'Oshi per questo motivo. Perché anche se si gioca a Joseki, bianco vive e si fa un po' di territorio, ma nero ottiene un grossissimo vantaggio. Il caso particolare, visto che ci siamo, ve lo dico un attimino, è che possiamo riuscire a fare una cosa del genere se bianco ha già da queste parti un po' di sue pietre che riescano a contrastare questa fortissima influenza di nero. Eccoci allora quindi con un altro esempio. Abbiamo una situazione del genere e la sequenza è questa qui. Nero, bianco, nero. Bianco. Ecco, anche i giocatori che hanno un pochino di esperienza conoscono probabilmente, anche voi conoscerete, questa sequenza. E se la conoscete è perché è un famosissimo Joseki. Poche persone però sanno e conoscono il vero significato del perché questa pietra è giocata qua. Ha un tobi-komi, per cui ha un salto di distanza. Scusate, è un Iken Tobi, ha un salto di distanza. Cosa sta cercando di fare nero con queste sue due mosse? La risposta è sempre quella di tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Sta tentando di rimanere sempre un passo avanti a bianco per guadagnare vantaggio.
Qui il maestro Kageyama ci fa un simpatico monito e si rivolge direttamente al lettore e dice: "Ehi tu, ascoltami, tu che giochi questa mossa qui del Joseki in modo cieco, solo perché è un Joseki, dovresti sapere perché questa mossa va giocata qui e non qui." E anche qui comincia a introdurci un po' il concetto di Joseki che vedremo avanti. Il Joseki non si deve imparare a memoria. Deve esserci sempre una conoscenza di base. Perché il bianco sta giocando qui? Perché a sua volta vuole cercare di rimanere un passo avanti a nero. Perché se bianco giocasse qui, avremmo, vi ricordate, il discorso solito, ta-ta-ta-ta-ta, delle pietre che si susseguono. Invece bianco vuole restare un passo avanti. Naturalmente, quando bianco salta di un posto lì davanti, si deve sicuramente aspettare un taglio da parte di nero in questa posizione, che sicuramente bloccherà così, e nero probabilmente farà il taglio in seconda linea da quella parte. Però se bianco conosce già a monte, per cui già da qui, come condurre la sequenza, lui sa già che a valle di questa mossa, che sembra comunque una mossa debole perché permetterebbe a nero di creare delle debolezze, appunto in questo modo qui, se bianco già da quella posizione iniziale sa mentalmente che sequenza può adottare, lui non deve reputare un pericolo fare questa cosa, deve buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché è consapevole da prima che riuscirà a gestire una situazione come quella che si può presentare, ovvero nero che taglia, lui che tenta di bloccare e nero che taglia qui. Nella fattispecie, la sequenza in questo esempio è appunto: nero entra, bianco va lì, nero risponde, bianco chiude da questa parte, nero tenta di andare lì, bianco prosegue, nero tenta di andare lì e bianco prosegue in questa posizione. Ecco quindi che bianco ha vinto il combattimento, perché se anche nero dovesse tagliare, questo è un taglio in seconda linea, ricordate, e qui nero è morto. Per cui anche se nero volesse minacciare di mettere in attari quelle pietre in qualche modo, per esempio minacciare il taglio in quella posizione, bianco connette, bianco ha più libertà di nero, qui ne ha solo tre, e nella capturing race vincerebbe bianco. Ecco che quelle tre pietre sono spacciate, per cui bianco, che si è riuscito a prefigurare tutto sin da quando avevamo ancora il taglio aperto qui, ha saputo condurre bene questa cosa. E se dovessimo rifare la sequenza in questo modo, nero, bianco, nero, se bianco invece di saltare qui volesse tentare di arrampicarsi ancora un pochino e poi saltare, non è forse un pelino più vantaggioso per bianco crearsi uno spazio in più, una muraglia un po' più grande qui? La risposta è no, non lo è, perché il dogma è che bisogna approfittare al più presto possibile l'opportunità di andare in testa. Per cui appena abbiamo due pietre che sono un gruppo relativamente forte, ha due pietre anche lui, per cui siamo pari, qui abbiamo del vantaggio. Come notate, quindi, questi concetti cominciano a essere un po' più complessi, perché dobbiamo cominciare a pensare a delle strategie, certo queste sono di base, a delle strategie che ci permettano di ottenere il vantaggio.
Il bello sta per venire, quindi, nel nostro cammino del Go, sta per nascere adesso, perché cominciamo a mettere in moto il nostro cervello. Facciamo invece quest'ultimo esempio, invece, al contrario, ovvero sempre il solito attacco di nero. E se bianco saltasse qui? Beh, Kageyama ci dice che vale la pena di considerare anche una mossa del genere, però tutto quello che ci può dire è che dipende dal tempo e dalle circostanze. Il concetto è che non si deve comunque giocare le nostre mosse casualmente, dipende tutto dal nostro intuito. In questo particolarissimo esempio qui, secondo Kageyama, questa mossa qui non è assolutamente giocabile, perché in questo caso qui, appunto, se nero taglia di qua, bianco chiude, il solito discorso di prima, nero va a finire da questa parte qui, bianco tenta di crearsi lo spazio lì, nero taglia da questa parte, bianco protegge qui, nero va avanti, bianco va avanti, nero va qui e si cattura tutto l'angolo, perché quelle tre pietre lì ormai non hanno più nessuna via di scampo. Certo, nero non deve commettere l'errore invece di tagliare dopo questa mossa qui, invece che tagliare da questa parte qui. Scusate, siamo in questa posizione qui. Nero gioca il 3, bianco se ne esce col 4, invece di tagliare da questa parte, taglia da questa parte qui, perché allora il bianco fa questo gioco, nero va di qua, bianco cattura e si fa il famoso ponnucchi, mettendo in difficoltà la posizione di nero. Altrettanto non potrebbe fare l'errore bianco dopo il taglio di nero, invece di giocare la sua mossa qui, ma volesse catturare nero di là, allora nero metterebbe in attari quella, bianco catturerebbe nero e nero metterebbe in scala questa pietra di bianco, che all'attuale è una scala a perdere, di conseguenza bianco magari, anzi con molta probabilità, si prenderebbe l'angolo, però avremo la situazione di prima, vedete, in cui nero ha un'influenza importantissima in questa posizione del Goban. Se invece questa scala fosse a perdere, per cui se ad esempio ci fosse qualche pietra di bianco da queste parti che dovesse intercettare la nostra scala, ok, cosa dovrebbe fare allora nero? Dovrebbe essere in grado di capire, quindi il bianco era qui, abbiamo il taglio di nero qui, dovrebbe essere in grado di capire che prima di imbarcarsi in una situazione del genere, dove giocando qui potrebbe aspettarsi anche una mossa del genere da bianco, dovrebbe giocare il famoso ladder block, in modo da far intercettare poi la scala a suo favore. Allora poi sì, potrebbe giocare, dopo probabilmente una risposta di bianco, potrebbe giocare questa mossa, allora sarebbe pronto ad ogni evenienza, perché appunto se bianco andasse lì, la sequenza è quella che vi ho mostrato poco fa, ecco qui che bianco andrebbe a intercettare il ladder block, per cui la scala sarebbe sempre per nero. Per concludere allora tutta la carrellata, vediamo quest'ultimo esempio, quindi nero se dovesse tagliare lì, bianco chiude, nero deve far questo, se bianco si proteggesse da questa parte qui, nero farebbe un keima da questa parte. Ecco che anche qui, sempre per il concetto che negli Shin Fuseki dobbiamo cercare di mantenere l'influenza per conquistare il nostro centro,
avremo comunque ottenuto un buon risultato. Bianco, probabilmente molto schiacciato, riuscirà forse anche a prendersi l'angolo da quella parte, se magari vuole proseguire dopo questa nostra mossa di qua, andrebbe ad assicurarsi l'angolo da quella parte. Noi qui potremmo probabilmente andare in riduzione, anche se nel futuro della partita lui volesse camminare in qualche modo, riusciremo a ridurlo. Ma al di là di quello che lui riuscirà a fare lì di territorio, noi abbiamo investito sull'influenza verso il centro. Spingiamo allora un po' all'estremo l'esempio che avevamo fatto prima partendo da questa posizione, con il famoso salto Ikentobi di bianco in questa posizione. Cosa dovrebbe fare quindi bianco per mantenere il suo vantaggio? Quale sarà il risultato? Se nero continua a far pressione andando avanti da questa parte, bianco deve crearsi almeno un gruppo di due pietre, nero va avanti, attenzione, un'anè di nero sull'anè di bianco e un'anè di bianco sull'anè di nero. Ecco, questa è una situazione estrema e una situazione che Kageyama ci dice che è sconsigliata per un principiante, perché genera tutta una serie di debolezze, una serie di tagli che solo una persona molto esperta che ha giocato molte partite sa probabilmente come governare bene. Però ci sta spiegando che se uno conosce alla pari di quello che ci siamo detti prima, ovvero per esempio pensate al discorso che vi facevo sul ladder block, no? Uno deve sapere prima di partire che se gioca un ladder block allora può permettersi di fare quella mossa, perché poi ci sarà tutta la sequenza che se si trasforma in una scala sarà a suo vantaggio, per cui bisogna ragionare a ritroso, no? Ecco, probabilmente un professionista o comunque un giocatore molto bravo avrà ponderato che se fa queste mosse, per quanto pericolose siano, sa che comunque otterrà un vantaggio. Ci vuole molta esperienza. Però ci sta dicendo cosa Kageyama in questa posizione? Laddove nero all'inizio stava lottando, no? The struggle to get ahead, appunto, stava lottando per rimanere in testa, bianco è riuscito ad andargli oltre. E poi nero ha risposto con la sequenza che ci siamo detti fino adesso e bianco è riuscito ad ottenere a modo suo un vantaggio in questo modo qui. Questo per spiegarci che in questo caso nero deve ponderare molto le mosse che fa per mettere pressione a bianco in questa circostanza. Il concetto è un po' quello dell'animale ferito. Se noi pressiamo e mettiamo appunto sotto pressione il nostro avversario, a mali estremi, estremi rimedi, se conosce bene il gioco, può farci tornare indietro e ribaltare completamente la partita a suo vantaggio. Cerchiamo di spiegare questo concetto, quindi un po' astratto in questa posizione, in una partita che è stata giocata nella realtà. Ecco, quindi la partita è questa. Abbiamo il Fuseki che è arrivato quindi in questa situazione qui. C'è stato quindi l'approccio di nero con l'angolo lì di bianco. Questa partita che è stata giocata nel marzo del 1970, per cui più di 40 anni fa, tra Masao Kato e Reiko Kobayashi, che ha tenuto testa per tutta la partita e alla fine ha vinto per abbandono da parte di bianco. Reiko teneva il nero, mentre il suo avversario Masao Kato teneva il bianco. Masao Kato si è ritirato vista la superiorità che aveva nero. Vediamo questa particolare sequenza quindi. A un certo punto, dopo aver ottenuto questo, tocca a nero e nero gioca qui. Bianco vuole stare in testa. Nero vuole stare in testa. Bianco vuole stare in testa. Come potete notare, stanno lasciando delle lacune e delle aperture ovunque. E così a prima vista sembra che loro stiano portando avanti un atteggiamento molto pericoloso, un modo molto pericoloso di giocare, ma entrambi stanno lottando
per restare in testa. Guardate adesso tutta la sequenza fino all'ultima mossa. Ecco, con questa sequenza di mosse avete avuto un assaggio di come i giocatori professionisti di Go pensano e soprattutto come conducono la loro partita. Vedete, poi la partita è andata avanti, abbiamo detto, e Bianco si è ritirato, ma già da qui possiamo capire perché Bianco si è ritirato. La partita qui è ancora aperta, però, come dicevamo all'inizio del nostro video, il cavallo vincente lo si vede sin dall'inizio della gara. Vedete già da adesso come Nero sia riuscito a creare una muraglia importantissima che ha un'influenza importantissima in tutta questa porzione del Goban. In questa porzione di Goban qui davanti Nero può fare quello che vuole. Prendiamo allora come esempio quest'altro schema qui, per introdurre quindi un argomento ancora un po' più ampio. Allora, questa è una situazione un po' familiare che abbiamo visto prima, però il contesto da questa parte è un po' diverso. Quindi abbiamo Nero che ha spinto ancora per uscire. Nell'esempio precedente abbiamo detto Bianco fa il salto di 1 per rimanere in testa. Bene, un professionista in realtà però non risponderebbe qui, ma risponderebbe in questa posizione qui, quindi con un keima verso la seconda linea. Anche qui mina le nostre sicurezze, come è il suo stile il maestro Kageyama, nel senso che abbiamo appena finito di dire, come anche nei precedenti capitoli, non ci scombina un po' le carte, che quella era una buona mossa, e adesso invece dice sì, però attenzione che i professionisti giocano lì. Perché i professionisti giocano lì? In realtà, ecco il suo metodo di insegnamento che a me piace molto, ci introduce le cose un po' alla volta, partendo dalle più semplici per finire dalle più complicate. Perché ci dice questa cosa qui? Perché laddove questa mossa qui, per quanto buona sia, ci dà del vantaggio, è sempre permeabile a un attacco di Nero. Questo attacco di Nero, che abbiamo visto essere questo qui, ci mette nella condizione di essere, se fossimo Bianco, sempre in gotè, cioè sempre succubi di un attacco di Nero. Per cui a valle di quella mossa lì, abbiamo detto, se Nero andasse da questa parte qui, Bianco dovrebbe proteggere da questa parte qui, e Nero avrebbe per esempio la possibilità di bloccare Bianco da questa parte e di crearsi quindi, vedete, un gruppo di pietre che comincia a generare del vantaggio da queste parti qui. Bianco poi qui dovrebbe correre comunque ai ripari, perché quella pietra, per quanto singola in seconda linea, e spingerebbe Bianco magari, ecco, a proteggersi, e permetterebbe a Nero di o di chiudere ulteriormente minacciando anche il taglio lì. Vedete, Bianco deve sempre correre ai ripari, e di chiudere anche per esempio da questa parte qui. Mentre se invece il giocatore optasse per fare questa mossa qui un po' più alta, un po' più bassa, scusate, anche se Nero volesse spingere, Bianco si potrebbe difendere, e anche se Nero volesse crearsi qui il suo
muro per poter ottenere dell'influenza, bianco qui però comunque avrebbe la possibilità di scappare da questa parte. Questo solo per dire che, al di là dell'esempio che abbiamo fatto adesso, del salto di qua o del salto di là, che non ci sono dei dogmi che se noi seguiamo sappiamo che vinceremo. Dobbiamo adattarci, però cercare sempre di interpolare tutte quante le nostre conoscenze. È meglio tenere il sente, per cui se dobbiamo andare in vantaggio rispetto all'avversario, dobbiamo andare in vantaggio rispetto all'avversario e dobbiamo mantenere anche il sente, senza dimenticarci tutto quello che ci siamo detti nei tre capitoli precedenti. Vediamo adesso invece questo bellissimo esempio che ci introduce in un argomento molto profondo, ovvero l'introduzione di una mossa molto importante, di un trucco, chiamiamolo così, che è quello che gli inglesi chiamano lo shoulder hit, ovvero il colpo di spalla, la spallata. Ecco quindi che in una situazione ad esempio come questa può capitare che, per ridurre l'influenza che comincia a venire in questa posizione, bianco faccia questa mossa qui. Eccola qua. In quarta linea, in questa posizione diagonale qui. Ecco, questo è il cosiddetto colpo di spalla, lo shoulder hit, come lo chiamano gli inglesi. E adesso vi mostrerò una sequenza che è un joseki di medio gioco, che serve appunto per fare in modo che ci sia del vantaggio sia da parte di uno che dell'altro giocatore. Vale la regola, ve lo dico in anticipo, di prima dei joseki, ovvero perché si fanno determinate mosse, ma adesso lo vedremo appunto. Per cui dopo quella mossa lì di bianco, nero preme, bianco scende e nero fa questo keima in questa posizione. Bianco chiude qui. Perché nero ha fatto questa mossa qui? In questo modo nero intanto, vediamo, si è creato un aggancio e una potenziale base che lo spinge poi verso le sue pietre da quella parte, mentre bianco ha ottenuto un vantaggio perché comunque è riuscito a premerlo e si è creato un piccolo baluardo che lo spinge sia verso il centro ma anche verso le sue pietre. Poi è tutto da vedere, ci sono i combattimenti eccetera, però perlomeno in questa posizione il risultato è equilibrato. Se nero avalle quindi lo shoulder hit qui, abbiamo detto così, e bianco fosse andato qui, se nero avesse continuato a spingere da questa parte, bianco avrebbe continuato ad andare avanti, poi magari anche verso il basso, per cui con un anè, e vedete, bianco si è rinforzato, comincia a spingere nero che sarebbe costretto ad andare giù, quello che ci siamo detti all'inizio lì in alto, no? Vedete? E nero va qui e bianco fa un altro anè, insomma, poi le situazioni sono variabili, però si sarebbe creata una serie di botte e risposte che avrebbero portato un brutto risultato per nero, perché tutto il vantaggio che nero si faceva ottenendo il suo muro veniva contrastato comunque da un importante muro influente di bianco. Ci sono molti giocatori amatoriali, anche con gradi relativamente alti, intorno anche al terzo Q, che si sentono un po' a disagio a giocare lo shoulder hit, perché temono una risposta di nero in questo modo. E se anche loro dovessero continuare a premere in modo errato, come ci siamo detti prima, la situazione che verrebbe a crearsi è questa. Scusate. In realtà è veramente errata però questa andatura di bianco. Ecco, il disagio che molti principianti provano è che, premendo nero e costringendolo a creare questa muraglia,
in realtà gli stiamo regalando dei punti perché lui si solidifica e ottiene questi punti. Ma guardiamo bene, in realtà qui nero ha totalizzato indicativamente una decina di punti, che non sono poi così tanti. Ma è veramente erronea la condotta di bianco in questa situazione? In realtà, secondo Kageyama, qui l'errore lo sta commettendo nero. Perché i principianti tendono un po' a sovrastimare il concetto di punteggio, soprattutto nei bordi e negli angoli, no? Perché i primi dogmi che vengono insegnati sono appunto facciamoci il territorio sicuro. Ricordate l'introduzione di questo capitolo in cui vi dicevo dei fusechi antichi e dei fusechi moderni. Noi invece dobbiamo subito dare un peso maggiore al concetto di influenza. Ecco che qui nero si è fatto appunto sul territorio di circa una decina di punti, bianco non ha niente, però si crea un muro che gli verrà sicuramente a vantaggio per il futuro. Una cosa è certa, che in una situazione del genere è necessario cominciare a mettere un freno all'influenza che ha nero. Perché? Perché se in una situazione del genere bianco non fa ad esempio lo shoulder hit ma fa un tenuki in qualsiasi altra parte del goban, diventa evidente che nero, già semplicemente con questa mossa qui, comincia già a crearsi un gruppo importantissimo di pietre che comincia a dominare in questa posizione. Allora sì, sarebbe troppo tardi. Prima che questo accada, bianco deve prendere i provvedimenti necessari, perché se nero facesse anche un Nikken Tobi di 2 qui, vedete anche visivamente come queste pietre qui cominciano a essere padrone assolute di questo quadrante qui, vedete? Bisogna correre i ripari. C'è un'altra soluzione che bianco potrebbe adottare in una situazione del genere, la cosiddetta pinza, ed è questa mossa qui, ovvero minacciare questa pietra di nero tra due delle sue. Può sembrare un po' rischiosa, ma in realtà dipende dalla situazione di tutto il goban, cosa sta succedendo in giro. La risposta standard a una minaccia del genere per nero in questo caso è quella di scappare verso il centro. Ecco che però abbiamo una situazione analoga a quella di prima. Facciamo finta che questa non ci sia. Nero qui è potente, per cui questa mossa di bianco qui, anche se è stata giocata in sente, perché bianco gioca nero è costretto a rispondere, quindi bianco adesso è ancora il sente, però l'unica cosa che lui può fare è giocare a sua volta per uscire, al che nero deve giocare di nuovo a sua volta per uscire. Al che bianco deve giocare a sua volta per uscire. Perché? Perché qui sopra ci sono sempre delle pietre che minacciano in questa direzione. E nero a sua volta ha queste pietre che minacciano in questa direzione. Al che nero deve venire fuori di nuovo di qua. Per cui vedete, è un susseguirsi di sente e gotè, dove il primo sente l'ha avuto bianco, ma in realtà era un sente, per così dire, fasullo. Ma aspettiamo un momento. Tutto quello che ci stiamo dicendo è sempre una battaglia per rimanere in testa. Se a valle di questa mossa di nero, quindi, bianco si fosse stufato di fare tutta la passeggiata e facesse un tenuki da un'altra parte, ecco che se adesso nero giocasse qui, comincerebbe a mettere bianco in seria difficoltà. Vedete quanto importante è uscire fuori. Se siamo supportati, ad esempio, questo esempio qui, da delle pietre qui sopra, qui diventerebbe fondamentale che bianco venisse in questa posizione qui. E allora nero cosa deve fare? Andare avanti ancora, e bianco andiamo avanti fino a qui. È una situazione un po' particolare. La risposta è qui. Quindi dopo l'attacco di bianco, nero scappa, bianco scappa, nero scappa, bianco scappa, la chiave, la soluzione per vincere la battaglia, per rimanere in testa, è ad esempio un keima in questa posizione, perché un keima in quella posizione dove bianco probabilmente risponderebbe così, nero allora si potrebbe chiudere, bianco sale
nero chiude e comincia, vedete, a chiudere bianco tra questa morsa e questa morsa, che cominciano a togliere respiro a queste pietre. Questa mossa, questo keima di nero, è la mossa che trasforma la difensiva di nero, cominciata dopo questo attacco di bianco, nero in difensiva, bianco preme, nero in difensiva, bianco preme, nero contrattacca, vado io in offensiva e comincio a premerti. A bianco manca respiro e io ti presso, e io scappo e io ti presso, e alla fine ce l'ho vinta io. Il key point, appunto, è questo keima. Tant'è che se nero giocasse da un'altra parte e quel key point venisse preso da bianco, ecco che la situazione inevitabilmente si ribalta a favore di bianco. Vedete il punto chiave dell'avversario, il punto chiave nostro. Ecco quindi un altro esempio di come portare avanti una filosofia di battaglia, di sforzo per rimanere in testa. Molto bene, allora facciamo quindi una piccola pausa, perché è lo stesso Kageyama che ce la fa fare. Dopo quello che ci siamo detti dall'inizio del video fino ad adesso, dobbiamo un attimo digerirlo, e lui fa questo piccolo intermezzo che è di fatto un aneddoto, una storiella che ci racconta per introdurre l'argomento successivo. Cosa ci racconta? Ci racconta che oggigiorno con la televisione è molto semplice intrattenersi, ma in realtà lui, quando era piccolino ed era nato in una famiglia molto povera, l'unico svago che aveva per poter fantasticare, volare con la fantasia, era quello di andare al cinema, di racimolare qualche soldo durante la settimana e con questi soldi comprare il biglietto per andare al cinema e anche comprarsi qualcosa da sgranocchiare. Peraltro racconta che nei cinema che frequentava lui a Shinjuku, nel centro di Tokyo, in quel periodo lì, erano abbastanza malandati e si trovavano dentro ceffi che mangiavano, per cui c'erano degli odori stranissimi. Però lui era comunque confortato dal fatto che si sarebbe divertito molto. E lui amava molto i film Chambara, ovvero i film dove c'erano questi attori giapponesi che interpretavano questi film in costume, dove rappresentavano questi samurai famosi che da soli sgominavano decine e decine di avversari e di nemici. E lui è sempre stato innamorato di questa figura un po' romantica, leggendaria ed eroica del samurai solitario che entra nel campo di battaglia e con la sua katana fa fuori appunto un sacco di nemici. Che c'entra questo col Go? Beh, lui dice che quando poi ha cominciato a giocare a Go e ha cominciato a vedere come distruggere la sfera di influenza del proprio avversario, si trovava molte volte a giocare una singola pietra nel campo avversario per cercare di ridurre la sfera di influenza. Ecco, lui vedeva in questa pietra, in modo così un po' naif, quello che in realtà vedeva da ragazzino al cinema, ovvero se la immaginava come un soldato lanciato nella mischia per cercare di fare quanti più danni possibile. Vediamo quindi nel concreto tutta questa storia che vi ho raccontato, come si traduce secondo il maestro Kageyama. A valle quindi di questo brevissimo racconto introduttivo, portiamo quanto ci siamo detti nel Goban. Una mossa naturale in una situazione come questa, quando nero ha per esempio un'estensione molto ampia in questa zona qui, si vede ancora del territorio che potrebbe essere invaso per ridurre la sfera di influenza di nero. E generalmente la mossa che si fa è per esempio questa qui. Tutti quelli di voi che approvano questa mossa, perché magari l'hanno usata e gli ha dato magari anche dei frutti, probabilmente appartengono alla scuola, diciamo, dei principianti, che pensano che il miglior modo di giocare, quando si vede che la sfera di influenza del nemico comincia a essere, dell'avversario, diciamo, comincia a essere importante, sia quella di
penetrare con dei cunei come quelli, come quello lì, quella mossa lì si chiama cuneo, sfruttando appunto l'apertura molto ampia dell'avversario. Secondo il maestro Kageyama, in realtà questa condotta non ci farà fare dei grossi progressi, perché rifacendoci a quanto detto nella storiella di poco fa, questa mossa qui è come un voler seminare, per così dire, il seme della disperazione da parte di Bianco nel campo di battaglia dell'avversario, quindi cercare di creare una base solida e dividere la sfera di influenza di Nero attraverso questa mossa qui. Vista dal punto di vista di Nero, invece, che appartiene alla stessa scuola di pensiero di Bianco, vede questa mossa qui come una bomba, l'orologeria lanciata nel proprio territorio e probabilmente comincerà in modo forsennato a far di tutto per cercare di catturarla. Altro passo avanti in questo ampio argomento. Allora, qui vediamo una situazione che è più o meno la transizione tra il Fuseki e il medio gioco. Cosa succede? Nero ha il sente, ovvero tocca a nero. Dove giochereste voi se foste nero in una situazione del genere? Allora, se volete fare un attimo un tentativo, mettete in pausa il video, provate a pensare e quando avete più o meno vi siete fatti un'idea, fate andare avanti e cercherete di capire cosa ci dice il maestro Kageyama. Ecco, se avete fatto ripartire il video, oppure non avete fatto pausa, ve lo dico comunque, naturalmente. Allora, un primo dan probabilmente risponderebbe in questo modo qui. Dove dovrebbe giocare nero? Non lo sappiamo con precisione, ma considerando la cornice di bianco che comincia a avere in questa posizione qui, nero dovrebbe invaderlo, ad esempio, in questa posizione qui. Se vive o riesce a scappare, probabilmente potrebbe riuscire anche a vincere. Naturalmente, se muore, ha perso la partita. La situazione comunque è gestibile. Questo è un primo dan. Invece un terzo dan dice: a mio avviso dovremmo giocare, questo è il terzo dan che sta parlando, dovremmo giocare in modo sicuro, cercando di ridurre passo per passo la cornice di bianco, sfruttando delle debolezze attualmente in essere. Per esempio, giocando in questa posizione qui, quindi avvicinandoci per invadere, oppure in questa posizione qui per cominciare a entrare da questa parte. Bene, entrambe le risposte, non lo so voi cosa avreste pensato. Però entrambe le risposte, tutto sommato, sono abbastanza buone. Però, in realtà, queste risposte mancano il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è la stima dei punti. Il punto cruciale, quindi, sta nella stima del punteggio. Non si dovrebbe giocare a istinto cercando di capire, semplicemente con concetti visivi, che è quello che di fatto abbiamo fatto fino adesso, come è importante giocare. Ma noi dovremmo essere in grado di stimare sempre il punteggio per fare mosse che non siano troppo azzardate per guadagnare un vantaggio che in realtà basterebbe fosse più basso di quello che noi crediamo. Per molti la stima del punteggio è un terribile fastidio, addirittura molti non l'hanno mai stimato in tutta la loro carriera di gioco. Ma i professionisti, man mano che si diventa bravi, lo fanno costantemente e la differenza alla fine sta proprio lì. Lo fanno costantemente, si preoccupano costantemente di contare il punteggio. Addirittura lo stimano 2 o 3 volte durante la partita, diventa un'abitudine. In casi estremi, quando sono nelle competizioni, ad ogni mossa loro continuano a valutare sempre il punteggio. Per cui, che mossa dovremmo fare qui noi? Ritornando al discorso di prima. Devo ridurre la cornice di bianco in modo prepotente, in modo più leggero. La scelta sta tutta nel conteggio dei punti. Quanti punti sta totalizzando nero? Quanti punti sta totalizzando bianco? Lo si stima, si cerca di capire
quanto il gap sia diverso e si cerca di lavorare in una direzione piuttosto che un'altra. Questo è un argomento molto importante che adesso vi ho solo accennato. Magari più avanti lo vedremo con delle tecniche particolari, perché io stesso faccio molta fatica a contare il punteggio, ma credetemi che contare il punteggio è la chiave principale per vincere una partita go. Aprendo una parentesi, questo è un vantaggio che hanno ad esempio i programmi. Non parliamo di AlphaGo, che ovviamente è il top che si può trovare, però anche programmi più popolari come per esempio Crazy Stones, anche a livelli bassi, ha un vantaggio intrinseco, che se anche si utilizza un algoritmo che fa delle mosse strane, avrà sempre dentro di lui la capacità di calcolare al singolo punto il delta che c'è. E questo, credetemi, è un grosso vantaggio, perché permette di fare mosse più prudenti. Bene, voltiamo quindi ancora pagina e andiamo avanti. Vediamo quest'altro esempio. Cosa dovrebbe fare Bianco, se fosse il suo turno, per sfidare la sfera di influenza di Nero? Immagino che un buon numero di persone risponderà che dovrebbe giocare, per esempio, qui o qui. In realtà la risposta corretta è qui. Quella mossa lì è una mossa che utilizzano spesso i professionisti come una sonda standard, un pip, una probe, come la chiamano gli inglesi. Una sonda standard alla quale, in questo caso Nero, può rispondere in vari modi. Può rispondere qui, qui, per esempio. Può rispondere qui, qui. O può estendersi, per esempio, qui. Ma un principiante sembra molto strana, perché è evidente che quella pietra lì è molto debole e potrebbe essere votata alla morte. In realtà non è un errore pensare che quella mossa lì di Bianco e quella pietra possa essere catturata. È proprio la strategia del Bianco quella di volerla sacrificare e usare questo sacrificio per aiutarlo a trovare la strada che lo porti praticamente a distruggere la sfera di influenza di Nero. Guardate quindi questa sequenza che vi spiega questo concetto. Quindi Bianco ha giocato lì, abbiamo detto che Nero una delle risposte che può fare è quella. Bianco taglia, quindi forza Nero a fare questa mossa qui. Bianco taglia di nuovo lì, vedete, mette in attari quella pietra lì di Nero. Nero qui si salva in questo modo. Bianco mette in attari quella pietra a Nero, quindi Nero è costretto a catturare questa pietra di Bianco. Ecco qui che Bianco si estende in quella posizione lì e Nero mette in attari quel punto lì. Bianco a questo punto fa così. Cosa è successo quindi? Come potete notare, tutta questa sequenza di mosse che andava a minacciare l'angolo ha permesso in realtà, visto che Bianco a un certo punto gioca questa mossa che unita a queste tre pietre potrebbe diventare una forte influenza e un forte isolamento per questa pietra di Nero che è solitaria. Poniamo che qui Nero avesse fatto un tenuki e Bianco fosse andato a rinforzarsi, ad esempio così, Bianco avrebbe avuto un'influenza importantissima da questa parte e avrebbe minacciato quella pietra che ormai poverina è da sola tra due gruppi di Bianco forti. Quindi a valle di questa mossa qui, Nero sarebbe stato sicuramente costretto a minacciare quelle tre pietre lì. E Bianco approfitta allora per fare un'altra mossa in Gottinsente, scusate, perché Nero era in Gotè. Ecco, vedete che allora, anche se quelle tre pietre adesso andassero a morire,
Bianco qui è riuscito a tenere sotto controllo, a minacciare questa pietra qui, che probabilmente verrà anche divisa dal resto delle sue compagne, e Bianco si è creato un baluardo per venire verso il centro. Ecco, tutto quello che si è giocato in questa posizione è servito esclusivamente per dare l'aiuto a Bianco che gli serviva per guadagnare forza in questa posizione. Bianco qui ha sacrificato qualche punto, però l'influenza che otterrà Bianco da queste due pietre verso il centro sarà molto, ma molto importante. Chiudiamo allora questo corposo capitolo con altri esempi a bomba. Sono delle specie di giosechi e per mostrarveli ho splittato il Goban in quattro parti perché sono tutti localizzati nella parte in alto a destra, come potete notare, giusto per farvi degli esempi. Allora, partiamo con l'esempio 1. Nero va qui, bianco va qui. Partiamo con l'esempio 2. Questo gioca prima bianco, quindi bianco va qui, nero va qui, bianco va qui. Passiamo all'esempio 3. Quindi la situazione è questa. Gioca, scusate, prima bianco. Quindi nicchia in Toby, salto di 2. E nero va qui. Attenzione invece adesso a tutta la sequenza che vedremo in questa posizione. Gioca prima nero, quindi nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco. Ecco, da questi semplici esempi a questo un po' più ritmato, non vedete che in tutti quanti c'è la volontà, al di là del combattimento che si sta sviluppando in ogni singolo esempio, non trovate che ci sia la volontà sia da parte di nero che da parte di bianco, la volontà di rimanere in testa, di avere sempre quel punto in più da cui trarre vantaggio? Soprattutto in quest'ultimo qui. Poi dopo quest'ultima mossa di bianco il gioco continuerebbe, il combattimento continuerebbe. Magari nero potrebbe mettere o in Atari questa pietra qui che sarebbe una scala probabilmente a perdere, oppure prolungarsi per creare eventualmente una rete dopo. Ecco, tutti questi combattimenti sono l'espressione e la volontà di andare avanti di un passo in più rispetto all'avversario. Ed ecco gli ultimi quattro. Partiamo con questo. Gioca prima bianco, nero, bianco, nero, bianco, e nero. Allora, per questo le pietre sono molto separate tra di loro e il modo di pensare, l'approccio di pensare è lievemente diverso, ma in un certo senso anche qui entrambi stanno lottando per restare in testa. Vediamo invece adesso questo Giosecchi qui, che parte da quelle due pietre già giocate. La prima mossa sta a nero, quindi nero, bianco, nero,
bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero e bianco. Questo appunto è un altro Joseki, nel quale bianco ottiene profitto facendo territorio e nero ottiene influenza verso il centro del Goban. Ma è un altro esempio in cui le pietre stanno lottando per rimanere in testa l'una con l'altra. E in questo movimento che le pietre fanno, ottengono poi i rispettivi vantaggi, come abbiamo detto, territorio ed influenza. Vediamo quest'altro esempio qui che parte da questa situazione. La prima mossa tocca a bianco, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco e nero. Anche se la sequenza è un po' diversa, ma il modo di pensare per sviluppare questa sequenza ha esattamente lo stesso scopo di quella a parte invertite. Mosse diverse, colori invertiti, però nero qui si fa territorio, bianco ottiene influenza. A noi poi capire nell'ambito della partita cosa è più conveniente portare avanti per noi. Vediamo allora questo ultimissimo esempio qui. Nero alla prima mossa. Notate intanto già quanto ci sia stato del combattimento con una pinza e una contropinza. Vedete, queste pietre si tengono in ostaggio l'una con l'altra. Comunque da qui parte nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero. Questa sequenza che avete visto si può considerare come l'inizio del medio gioco, ovvero finito il Fuseki, quando le pietre appunto erano state disposte per piantare i primi paletti, si comincia a lottare per cominciare a venire verso il centro. Tutta la sequenza che avete visto è una sequenza abbastanza comune e esemplificativa di pietre che camminano, no? Ricordate il capitolo precedente. Ecco, da qui probabilmente entrambi i giocatori, entrambi i contendenti continueranno la loro battaglia per restare in testa e probabilmente continueranno salti di uno per raggiungere il centro. Ecco, questi sono dei Joseki, potete trarne spunto eventualmente per implementarli nelle vostre partite e il capitolo finisce qui. Bene, penso che il concetto, al di là degli esempi singoli, sia comunque chiaro. Sono degli esempi, il Go è un gioco infinito, per ogni mossa se ne sviluppano altre decine di miliardi, per cui non potremo sicuramente farvi tutti gli esempi possibili, immaginabili. Però l'idea era quella di dare appunto degli spunti per capire come riuscire ad ottenere l'influenza verso il centro
e cercando di capire, sempre stimando il punteggio e sempre non sopravvalutando il territorio che potrebbe farsi l'avversario nei bordi e negli angoli, per riuscire ad ottenere un vantaggio. Adesso, cari amici, comincia il bello e anche la sfida vera del Go. Quando comincerete ad avere un grado intorno all'ottavo Q, più o meno così, settimo, ottavo Q, vedrete che tutti i gambetti che si fanno all'inizio, tutte le possibilità di catturare, tutte queste cose qui, diventeranno delle esperienze molto isolate, perché il gioco diventa molto più psicologico per cercare appunto di trovare il sistema e lo stratagemma di ottenere il vantaggio, in questo caso per controllare il centro con l'utilizzo degli Shin Fuseki che vedremo più avanti. Fate tante partite, mi raccomando, e provate tutte queste cose che ci siamo detti, cercando appunto di interpolare sempre tutto quello che ci siamo detti fino adesso, anche nei capitoli precedenti. Come notate, la cosa è sempre più complicata. Voi dovreste guardare questi video una volta ogni tanto, mano a mano che fate le esperienze con il video precedente. Il fatto che io li faccia molto di rado, per i problemi che ormai tutti sapete, perché appunto sono molto impegnato tra famiglia, lavoro e quant'altro, in realtà fa anche un po' scopa con lo scopo di tutto questo lavoro, ovvero un mese di distanza circa, certe volte anche due, è un buon periodo per esercitarsi sugli argomenti che vi racconto in un video. E nel video successivo si fa un passo avanti. Attenzione però appunto che la cosa è esponenziale e diventa sempre più complicata, ma il bello a mio avviso sta proprio lì, usare il cervello. Benissimo cari amici del Go, una bella lezione ricca anche oggi. Io vi ringrazio molto ancora per l'attenzione che mi state dando, spero che questo lavoro comunque sia e continui ad essere apprezzato, perché io, devo dire la verità, mi diverto moltissimo a farlo, anche se questo mi costa dei sacrifici perché devo stare sveglio fino a tardi alla sera, però mi dà molta soddisfazione perché è un modo anche per ripetere a me stesso appunto i punti che ho già fatto miei e che posso utilizzare anche nelle mie partite. Grazie ancora, arrivederci e ci vediamo alle prossime lezioni, dove tratteremo precisamente nel prossimo capitolo, proprio in modo aperto e finalmente diretto, la differenza che c'è tra il punteggio e la sfera di influenza, cioè tra il territorio e la sfera di influenza. Arrivederci e alla prossima!